Maestro, di cosa si tratta? Ci rilasci una breve intervista. Il miceli alla scammaro è un piatto inventato nel Settecento in periodo di quaresima a casa di un duca che si intendeva di cucina. E stavano due monaci che chiesero di preparare qualcosa di particolare che non li facesse peccare, perché era periodo di quaresima. Per cui preparo questo vermicello che è fatto con acciughe, capperi, olivo, pasta, pinoli, aglio, prezzemolo e pane grattato. Scammaro viene da cammare, aggiungere, se riesce a scammare diminuire, per cui un piatto di magro. Voi che state tutti qua? Abbiamo il caso di dire. Cominciare a avere dica un po' cosa. Prego, noi siamo un Agri Resort, un'azienda agricola certificata biologica con 13 ettari di terreno. Questi sono i nostri prodotti, un pane particolare fatto con una farina di legumi, una farina che non è acida, quindi ci aiuta a prevenire lo stato di infiammazione. Oggi per stare bene dovremo tutti seguire una dieta alcalina e questo pane è fatto proprio in modo tale da farci stare bene. Vi faremo assaggiare la marmellata con il nostro prodotto fatta con fragole biologiche, c'è il nostro olio del ravescia, prodotto sempre della tenuta, insieme al fialo e all'aglianico. Perfetto. Come si chiama lei, signora? Io sono Antonella. Antonella, buonasera. Buonasera. Che cosa ci sta proponendo su questa splendida tavola? Dunque, stiamo proponendo comunque, a parte vari gusti di pizza, ma in quanto con delle farine è un po', diciamo, particolare, anche perché il ristorante La Fontana si occupa non solo di cucina tipica mediterranea, ma anche di quella vegana. Quindi ha accostato anche varie tipologie di farina, e proponendo poi vari gusti, come ad esempio questa è la farina di canapa, che è un mix di farina di grano zero e farina di canapa, che insieme hanno delle proprietà nutrizionali molto elevate, omega 3, omega 6, selenio. Poi c'è la farina di questa, che è un po' più scura, dalla farina di grano zero, come si vede, tradizionale, ed è farina di grano arso, sarebbe tostato e quindi sempre con delle proprietà nutrizionali molto, molto elevate. Questo è il prodotto dopo la macina. Questo è il mix di farina di grano tenero e grano di canapa. Che profumo! Thank you.
ascoltare, eseguito dagli studenti del Lasso Giuseppe di Gaetano, un'aria tratta da Walking in the Bass di George Gershwin, pare in particolare Summertime, ridotta, scritta per due sassofoni contrabbassi.